Buona, sì, finalmente una vittoria. Ha visto come le cacciate la cazzina? Io punto, cioè, è mi ha lottato contro tutti quanti. Non è mai pensato, ma la Lazio è una Roma e oggi non era la partita, no. E quanti pigliamo i punti? Mo, non mi guarda in faccia nessuno. Ha visto come è nucato? Mo, protestavano, facevano. A così voglio carica, così. Dove può arrivare questa squadra? Speriamo che prendiamo punti per gennaio, che almeno facciamo pochi mercati buoni, abbiamo i giocatori meglio, un po' più che ci possono dare una mano in più e ci salviamo. Sono contentissimo, è una vittoria che ci voleva, sono contento perché la squadra mi sa la cazzimma che noi si aspettava, ma a prescindere dal risultato ci voleva la cazzimma, io l'ho visto, l'unica cosa solo per pensare, tu mi leva boitine e mi metti a maggio, la mia fa capire però che era una sostituzione che non si fa perché stava giocando bene, l'importante è godiamoci questa vittoria, ah, animi mangiare faceva giù, siamo sofferti troppo a stare da lì. Arriva la vittoria. Finalmente una vittoria meritatissima, non meritavamo di andare in svantaggio il primo tempo, un errore di Gomber un po' banale, ma ci stavamo già dal primo tempo in campo, infatti nel secondo tempo abbiamo dimostrato quello che noi abbiamo fatto nel primo tempo facendo due gol e meritando la vittoria. Partita importantissima, straordinaria della Serenità, gestita molto bene anche dai giocatori in campo e dal mister. Vittoria meritata e speriamo che possiamo rinascere dopo questa vittoria. Il punto non ci serviva a nulla oggi dobbiamo vincere, abbiamo vinto. Ok, grazie. Mente, sì, si aspettava questa vittoria, abbiamo combattuto, Lazio solo protestavano solo la Lazio, ma non hanno combinato nulla. Vittoria meritata. Allora, Daniele, per la prima volta una squadra quadrata, una squadra arcigna, una squadra con carattere, con spirito di sacrificio. Qualche cosa in attacco manca, ma questo risultato fa morale, la Lazio non meritava di vincere. Il rigore però c'era. Ok, grazie. Quel rigore non dato per la Salernitana. Candreva con la punizione bellissima, peggiore in campo l'arbitro. Soddisfatto? Sì, come no. Allora, come ti chiami? Salvatore. Salvatore, soddisfatto della vittoria? Sì. Chi è stato il migliore in campo? È stato Candreva. Molto, molto soddisfatto. Devo dire la verità, però è un arbitraggio scandaloso. Onestamente è una cosa fuori da me. Poi non capisco questo fatto del VAR. Fatemi capire come funziona, sei sempre a senso unico. Possibile che noi a Reggio Emilia, se calci non c'hanno. In casa con l'Udinese la stessa cosa in fuori gioco, in casa con Napoli, ma possibile che noi possiamo giocare in queste condizioni? Scandaloso, scandaloso. Cioè non è possibile, per regolamento il VAR non può intervenire. Abita ha visto la scena, non era rigore. Ok, solo contro di noi fanno queste cose. La Lega proprio. Sono molto contento. Bella partita e gran gol di Candreva. Vittoria per Inzaghi. Finalmente sì, ci voleva. Sicuramente una vittoria che darà molto coraggio. Ci sarà molto entusiasmo anche per le gare a venire. Che sofferenza, che fatica. Non ce la facciamo più. Però è stata una cosa bella, devo essere onesto. La squadra sin dall'inizio ha cercato di fare qualche cosa. Infatti il primo tempo si sono trovati in vantaggio senza aver fatto un tiro in porta. Apre il nostro campionato. Io prima che cosa vi ho detto? Qual è il piano B? Sì. Il piano B è prendere i rinforzi a gennaio. Anzi, cominciamo dagli svincolati se è necessario, che abbiamo visto qualche lacuna, ce l'abbiamo sempre e comunque. Anche prestiti, comunque era veramente assurdo tornare a casa senza una vittoria del genere, perché la Serie A dall'inizio ha dato l'impressione di potercela fare. La Lazio effettivamente fino alla fine ha lottato. E non ci dimentichiamo che noi oggi abbiamo giocato senza la nostra punta di A. Cioè, quindi significa che la Serenitana non è di A dipendente, questo lo voglio dire a tutti quanti. Noi dobbiamo fare 7 punti fino a fine campionato e poi si vedrà. Soddisfatto. Combatte fin dall'inizio, abbiamo dimostrato che non abbiamo paura manco della seconda dell'anno scorso. Partita bellissima, speriamo di continuare così. Ci voleva perché era tanto tempo che lo si aspettava, per cui vittoria di carattere e finalmente la squadra ha giocato anche priva di qualche elemento fondamentale, però questa vittoria ci vuole, anche perché la Lazio oltre al rigore non ha fatto praticamente nulla, per cui niente, dobbiamo continuare così e crederci fino ad arrivare a gennaio con qualche rinforzo. Per arrivare ai rinforzi, ok. Per arrivare ai rinforzi e salvarsi, perché la Serie A non deve sfuggirci. Grazie. Innanzitutto che è stata una Serenitana attenzionata sotto ogni pallone,
ma soprattutto dal punto di vista mentale. E penso che ad oggi la cosa che vale ancora di più è la famosa locuzione, l'aforisma di Virgilio dell'Eneide: Macte animo puer, nova virtute, sicitur ad astra. Forza Salernitana! Ma permettetemi questo siparietto, oggi ho vinto la mia più grande partita. Una situazione proprio endemica con la squadra, ero convinto di vincerla. Grazie, grazie. Grande Mario. Che dire, avevo una voglia matta di lasciare un commento dopo una vittoria. Siamo strafelici, come al solito, vittoria ricca di sofferenza, ma è il destino del tifoso della Salernitana. Quindi questo lo sappiamo. La Salernitana è viva, a me dispiace soltanto che a volte l'ambiente è ostile, inquinato da troppi denigratori. Alla fine del primo tempo, nei distinti, parlavo con persone che dicevano che la Lazio nel primo tempo aveva dominato. Io capisco i nostri limiti, cioè, non voglio essere, come dire, dobbiamo essere oggettivi, però arrivare a questo, comunque, al di là delle chiacchiere, siamo forti, e quando la Recchi spinge, poi vedere Inzaghi che quasi vuole entrare in campo, questo per me è una forma di garanzia. Io volevo dire due parole, tutte e due che iniziano con la lettera V. La prima è vergogna e ve la spiego, la seconda è una parolaccia, quindi non la dico. Censuriamo. Vergogna alla terna arbitrale, vergognoso, l'arbitro ha passato tutta la partita con l'auricolare nell'orecchio aspettando indicazioni. Così... Finalmente, soprattutto contro lo Tito, ancora più bello. Ragazzi, forza Salernitana, sempre. Non siamo ancora, non siamo mai morti, mai, non moriamo mai. Morti mai, non moriamo morti mai. Roberto non deve venire a vedere la partita. Povero Don. Questa è una notizia. Povero Don. Meno male che non sei venuto. Ecco. Ma spieghiamo un attimo perché... Povero Don. Altrimenti, ecco, siamo a Chiocciuffè. Spieghiamo allo zio. Don Roberto quindi era impegnato per un grande evento di questa sera, per la festa della Pasquale giovanile, e quindi con tutti i giovani stava pregando per il bene di tutti, anche per la vittoria della Serenità. Quindi per quello c'è sempre spazio. Lo faccio spazio. Ogni domenica. Ogni domenica deve fare una festa, quindi. Bella partita. Candreva ha fatto un grande gol. Cassanos. Bella partita, mi è piaciuta. Il migliore in campo? Secondo me o Candreva o Cassanos. Ciao, quest'altro giovane. Il migliore in campo chi è stato? Candreva, che segna sempre contro le romane. Contro le romane. Una grande soddisfazione, e soprattutto io questa la dedico ai 14.000 dei 30.000 che oggi non c'erano e che c'erano il 22 maggio contro l'Udinese, il giorno della salvezza. Finalmente sì. Speriamo che sia la vittoria che ci faccia svoltare. Sembra pure che il gruppo si stia ricompattando dalle immagini che vediamo. Speriamo, perché quello è il punto principale. Se lo spogliatoio è unito, si può fare, si può sperare. Soddisfatto? Contentissimo, finalmente. Siamo soddisfatti, lo dico. La pioggia avevamo visto della vittoria. Finalmente la speravamo, perché l'ultimo posto era una vergogna per noi. Un grande Candreva. Basta che gioca lui e mezza squadra. Una bella partita, un bel risultato. Adesso tutti quanti insieme gridiamo forza Salernitana. Soddisfatto della vittoria? No. Cosa non va? Sono da Lazio. Sì, grandissima vittoria. Gagliardi. Ci voleva, grazie!